E dallo sci al calcio, dopo la pausa per le festività natalizie, riprende anche il campionato di eccellenza in campo domani per la seconda del girone di ritorno. Dopo la prima giornata di ritorno, giocata il giorno della Befana, ritorna la Serie D. Domani nel programma match casalinghi per Sporting e Gozzano. La partita più affascinante è in calendario allo stadio d'Albertas, dove si affrontano nel derby Gozzano e Borgosesia. Due squadre in salute, reduci da vittorie convincenti prima e dopo la sosta. I rossoblù hanno inanellato il terzo successo consecutivo a Novi, rilanciando la propria prepotente candidatura in chiave playoff. È invece chiamato al riscatto lo Sporting, che nelle ultime due partite giocate ha raccolto 0 punti, subendo 3 gol e non segnandone nessuno. I tigrocchi ospitano allo comunale il Dertona, riduce dal pesante 4-1 casalingo con il Chieri, ma comunque protagonista di un campionato molto positivo. I Leoncelli dovevano essere una delle candidate alla retrocessione, ma in realtà navigano in una zona tranquilla di classifica. Ritorna anche l'eccellenza dopo una lunga sosta, quasi un mese. La capolista Borgaro, dominatrice del girone d'andata e saldamente in testa alla classifica, affronta il Santià di Beccari, che ha preso il posto ad inizio dicembre dell'esonerato Mellano. La Virtus Verbania senza Costantin rischia sul campo della Greville, indecisa crescita, match complicato per i ragazzi di Brando, che dal mercato sono comunque usciti rafforzati. La Juve Domo torna davanti al pubblico amico, al Curotti i Granata affrontano lo Cervenso. Dopo le tre sconfitte di fine anno, la squadra di Castelnuovo vuole assolutamente a riassaporare il gusto dei tre punti. Lo splendido Stresa di Boldini ha una trasferta sulla carta non impossibile contro l'Ivrea Banchette, mentre il Baveno di Pissardo se la vedrà a galli con gli Orizzonti United in una partita che profuma di playoff. Match da dentro fuori, anche se siamo solo alla seconda giornata di ritorno per Lomegna. A Liberazione i rossoneri ospitano il Valle d'Aosta in uno spareggio salvezza. In programma anche il derby novarese tra Borgomanero e Varallo-Pombia. Ed ora il rugby con l'intervista di Daniele Piovera, parliamo dell'Amatori Verbania. Sta per chiudersi il girone d'andata del campionato dell'Amatori Verbania Rugby, si chiude con una piazza d'onore che ti soddisfa o non ti soddisfa? Sicuramente soddisfacente, fino alla settimana scorsa eravamo primi a pari punti con Malpensa e domenica abbiamo lasciato la piazza per puri dettagli. Abbiamo dimostrato di essere una squadra capace di stare al primo posto in classifica, a viaggiare bene, l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo di questa partita, piccoli errori che hanno causato il gap che non siamo riusciti a colmare, però dimostriamo di essere lì, ce la facciamo e secondo me i progressi e i lavori fatti negli anni si cominciano a vedere, la superiorità in campo c'è. È un progetto che, come dicevi tu, ha le sue radici negli anni passati e vuole, non lo nascondiamo, arrivare ad una promozione. E chi è che non desidera una promozione? Il progetto iniziale era arrivare ai playoff. Adesso ci siamo dentro e adesso dobbiamo mettere in modo bene il motore e non scalare più di marcia. Le potenzialità e la potenza c'è. Capitano, il segreto nello sport e specialmente nel rugby è il gruppo, com'è il gruppo vostro? Il nostro gruppo comunque arriva da un anno dove la prima squadra è mancata, è un gruppo giovane, è un gruppo che sicuramente deve crescere, anche domenica il problema è soprattutto l'aspetto mentale, perché abbiamo subito 17 punti in 10 minuti ed è solamente un crollo puramente di testa e dobbiamo migliorare sicuramente su quell'aspetto per affrontare le partite più difficili come questa nel modo migliore. È un gruppo comunque unito, anche se vanno dai ragazzi dei 17 ai ragazzi, diciamo così, di 40 anni, però siamo proprio una bella squadra e sicuramente possiamo far bene quest'anno. Le carte playoff che saranno vincenti quali sono? Ma soprattutto seguire le direttive del nostro allenatore, perché esprimiamo un rugby moderno, un rugby intelligente e cerchiamo di alzare il livello rispetto a tutte le altre squadre del campionato. Ci alleniamo per questo, ci alleniamo duramente e senza dubbio possiamo arrivare a raggiungere i nostri obiettivi. E in chiusura di questa edizione di Azzurra Sport ci occupiamo di tiro a segno. Avete conquistato una medaglia d'argento ai campionati d'inverno. Cosa sono questi campionati d'inverno? È una preparazione al campionato italiano, un'assoluta novità che ci ha reso una medaglia d'argento dalla nostra Lucia, che è un'ex tiratrice di pistola che si è convertita a carabina e ottiene risultati strepitosi.
e forse una delle poche atlete in Italia che è riuscita a fare finali del campionato italiano in due specialità. Non sono tante le atlete che ce l'hanno fatta. Un infortunio tantissimo tempo fa l'ha portata a cambiare disciplina, dove si è trovata subito vincente a suo agio. Oltretutto lei coordina i ragazzi che vanno a fare le gare di carabina, che hanno ottenuto i maggiori risultati, e coordina anche tutta la parte burocratica del nostro tiro a segno. Praticamente è una risorsa infinita. È stato un anno eccezionale il 2015, anche perché avete conquistato dei titoli regionali. Sì, li hanno conquistati il nostro Betteo nella categoria ragazzi, il nostro ragazzo Simone, che ha conquistato il primo posto nella carabina, ragazzi eccezionali che hanno ottenuto anche risultati a Montpellier, quindi anche all'estero, si sono impegnati in gare ovunque, e da loro quest'anno mi aspetto un campionato minimo come l'anno scorso. Il poligono però esiste da fine 800, quindi anche il tiro a segno di Domodossola è una delle istituzioni più affermate. Sì, è stato un gran poligono dalla fine 800, mi sembra dal 1886, che c'è l'atto di vendita dal comune nei nostri confronti, terreno demaniale, e solo dagli anni 70, da quando c'è Superina presidente, abbiamo cominciato ad avere molti iscritti, siamo adesso circa un centinaio, e abbiamo cominciato a fare gare sia a fuoco, non avendo il posto per poterlo fare, sia ad aria compressa, dove i ragazzi hanno ottenuto risultati eccezionali per un tiro a segno di queste dimensioni e in una città come Domodossola. Abbiamo superato molte volte il campionato regionale, qualificandoci poi per il campionato italiano. I nostri ragazzi si sono comportati sempre bene e sono anni che ottengono coppe e medaglie. Siamo ai saluti. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.